Francesco Monte torna in TV, scoppia la polemica ma lui chiarisce. Francesco Monte a Verissimo, l'ex naufrago tenta di placare gli animi chiarendo le sue intenzioni. Francesco Monte è pronto a dire la sua verità a Verissimo. È lui stesso ad annunciare la sua ospitata nella puntata di sabato 10 febbraio nel salotto di Silvia Toffanin. L'ormai ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha scelto di ringraziare la conduttrice per la sua gentilezza e ospitalità. Ha chiesto, inoltre, al pubblico di seguire la puntata per poter assistere alla sua intervista. Allo stesso tempo, Monte ha scelto di commentare il suo stesso post, per cercare di evitare le critiche da parte degli haters. Ricordiamo che, poco dopo la sua uscita di scena dal reality, Francesco ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di prendere parte a scontri televisivi. Il caso che l'ha portato a dover abbandonare il programma è molto delicato. Infatti, Monte deve avere la possibilità di difendersi. Proprio per questi motivi, Monte non ha intenzione di prendere parte ai dibattiti o ad uno scontro televisivo con Eva Anger. Dopo questa dichiarazione, è uscita la notizia riguardante la sua ospitata a Verissimo. Ed ecco che Monte ha così notato come in molti non siano riusciti a comprendere le sue reali intenzioni. Verissimo, Francesco Monte, il chiarimento sui social. Prima che iniziate a parlare a vanvera, ho detto che non avrei fatto scontri in TV. Non ho detto che non avrei mai raccontato la mia. Così Monte commenta il suo stesso post, proprio per evitare le critiche da parte degli haters. Ma l'ex naufrago non è riuscito a placare gli animi del pubblico. Nonostante questo commento sia abbastanza evidente, i telespettatori hanno iniziato a commentare attraverso critiche e accuse. I fan di Monte, che sono molti, hanno subito difeso il loro beniamino, citando il commento da lui scritto, per evitare proprio le polemiche. Francesco Monte non ha intenzione di avere uno scontro con Eva Anger in televisione. Dunque, Monte non ha mai dichiarato di non voler prendere parte alle interviste, ma di non avere intenzione di prendere parte ai dibattiti e agli scontri televisivi. Pertanto, il pubblico non assisterà mai ad un confronto tra Monte ed Eva Anger. Intanto, anche l'ex corteggiatore Alex Sandolfi ha pensato di difendere Francesco dalle pesanti accuse.